Sabato 17 e domenica 18 maggio si è svolta la mostra personale pittorica dal titolo Libero e senza forma di Giancono Cammarano, artista nato a Potenza e residente a Silla di Sassano, che ha anche vinto il premio nazionale di Art Attack. Cammarano ha avuto modo di allestire le proprie opere presso il parco Paolo Borsellino della sua cittadina. Suggestivo lo scenario museale scelto, ma ancora più interessante lo stile pittorico dell'artista. Una pittura che pare esplodere all'improvviso attraverso forme e colori che rompono gli schemi tradizionali e si rivolgono ad una società sopraffatta dai fumi delle industrie e dai mari di cemento, che, come definisce la storica e critica d'arte Federica Pasini, con un risultato estremamente suggestivo. Interpreto l'arte come un messaggio sociale, come qualcosa che deve irrompere nella società e deve lasciare qualcosa, positiva o negativa che sia. Quindi le mie opere non vogliono per forza essere compiaciute dalle persone. Anzi, io sono più felice quando magari creo un'opera che magari è abbastanza cupa, può trasmettere ansia. Mi viene detto: a me non piace perché mi trasmette ansia. Io ne sono felicissimo, perché io sono felice di poter trasmettere ai posteri quelli che sono i mali della società odierna. La prima di due mostre che farò, la seconda sarà a Napoli, a Portalba, è Libero e senza forma, rappresenta un po' di quello che sono io. Vorrei ringraziare Marco e il chioschetto a Silla, e in più ringraziare il sindaco, che è stato gentilissimo a concederci tutto questo e metterci a disposizione questo che è un nostro patrimonio del nostro paese. Questa opera si chiama Vedi Napoli e poi muori, vuole essere una critica a come nei giorni nostri hanno ridotto una delle città più belle al mondo. Infatti questo detto viene da molto lontano. Infatti Vedi Napoli e Pomori era visto come una cosa positiva, ora io l'ho trasmutato in una cosa negativa, proprio perché un po' la terra dei fuochi, un po' la delinquenza, un po' tutto ciò che ci sta attorno a questa città la stanno soffocando. Per me il primo passo per ripulire la città è ammettere le proprie debolezze e quindi di conseguenza riuscire a superarle, quindi sbattere in faccia a tutti quello che può essere la città di Napoli ora, può servire effettivamente alla città per una crescita futura. Ho vissuto a Pechino per un mese e proprio in quella città ho deciso di fare un'opera che poteva rispecchiare e trasmettere a quelle persone che ora stanno qui a migliaia di chilometri di distanza quello che avevo visto io. Infatti quest'opera è abbastanza offuscata, infatti come è alle cronache di tutti i giorni, Pechino è una città comunque dove la nebbia ne fa da padrone e dove ultimamente ho avuto, ahimè, la cosa di constatare che purtroppo Pechino sta perdendo le sue grandi bellezze a discapito di palazzi e di un'occidentalizzazione selvaggia. È una tela che ho fatto di getto e si chiama, è una delle prime tele che ho fatto e si chiama Recessione annunciata. Inizialmente si vedono delle linee più aggraziate e più nette, mentre mano a mano che si va avanti le linee vengono appositamente messe sulla tela in maniera più selvaggia, più distratta, proprio per rendere questa situazione negativa. Però nella tela va considerato che alla fine questo azzurro è una via di uscita, perché nelle mie opere io voglio che ci sia un traguardo positivo dove tutti noi possiamo arrivare, basta che tutti noi abbiamo l'impegno e la costanza di fare un qualcosa di positivo per la società.